A nome dell'amministrazione comunale, mio personale e di tutta la comunità che mi onoro di rappresentare, ti do il più cordiale benvenuto in mezzo alla tua gente. Caro Don Paolo, ieri in Duomo, con una cerimonia solenne e commovente, hai pronunciato il tuo sì a Cristo, alla Chiesa e al Vescovo. Oggi vieni nella comunità che ti ha cresciuto a celebrare la prima messa, un gesto di disponibilità e di servizio. Dopo 35 anni il Signore chiama a seguirlo un altro giovane di Caldonazzo. Significa che in mezzo a noi ci sono dei giovani che hanno il coraggio e l'audacia di fare scelte di fondo, scelte per la vita, che hanno trovato in questo tempo effimero le motivazioni per le quali vale ancora la pena di mettersi al servizio del bene comune, al servizio degli altri. A tutti un grazie di cuore per la passione con la quale servite la Chiesa, per la testimonianza di fede e per l'impegno quotidiano verso la nostra comunità. Auguri Don Paolo, che il Signore illumini il tuo cammino, ti dia la forza, il coraggio e l'entusiasmo per servirlo degnamente. Auguri. Nel sacerdozio e a te, Don
Don Paolo in veste nuova, o meglio, più che in veste nuova, in un nuovo ruolo, quello di sacerdote. Beh, un saluto particolare anche a voi giubilari e giubilare. Don Luigi, il nostro nonno, con 55 anni di sacerdozio, che personifica quanto mai il vignaiolo delle parabole e del Vangelo, e rinnovare me un grande grazie al Signore per 30 anni di donazione monastica. Sentitevi particolarmente vicina con tutto il mio spirito. Ti sentiamo vicina e in mezzo a noi. Bello, colorato di tanti sogni. Abbiamo sulla Europa che qualche cucca colpo. Persone semplici, persone umili, io so che ci sono. E a te, Paolo, auguriamo che non abbia mai l'impressione di essere abbandonato da quello spirito di cui parlavamo prima. Non è la mia prima messa, perché la messa non è mia. La messa è nostra, la messa è un dono che ci fa il Signore. C'è bisogno di noi sacerdoti, c'è bisogno di voi e lo facciamo assieme, solo così riesce. E sono contento oggi, per la prima volta, di farlo con voi, con la mia comunità, che mi conosce, mi sostiene, mi ha sostenuto e mi accompagna. Convocato dal Signore davanti allo splendore della sua santità, non possiamo che riconoscere umilmente la nostra povertà e il nostro peccato. Invochiamo con fiducia la sua infinita misericordia. Guarderanno a me, colui che hanno trafitto, ne faranno il lutto, come si fa il lutto per un figlio unico, lo piangeranno come si piange il primogenito. Per lavare il peccato e l'impurità, parola di Dio. O Dio, tu sei il mio Dio dall'aurora di cerco, a sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne, in terra arida, assecata senza acqua. Santo
santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la tua lode. Fratelli, tutti voi siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, poiché quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Non c'è giudeo né greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio e femmina, perché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare i discepoli, erano con lui, pose loro questa domanda: chi sono io secondo la gente? Essi risposero: per alcuni Giovanni il Battista, per altri Elia, per altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò: ma voi chi dite che io sia? Pietro, prendendo la parola, rispose: il Cristo di Dio. Egli allora ordinò loro severamente di non riferirlo a nessuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, essere messo a morte e risorgere il terzo giorno. E a tutti diceva: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per me la salverà. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. È tradizione del seminario, anche che l'omelia della prima messa del novello, e non la fa il novello, ma la fa un sacerdote che a cui chiede di fare questo piacere. E quindi l'omelia la farà Maurizio, è parroco di Villa Lagarina, ma 6 anni fa e più lui era vicario parrocchiale a Lirico, e è stato con lui che ho iniziato a parlare di questa scelta, e allora per rimediare oggi ci penso a lui. Cerchi un prete che sappia stare con i piccoli e con i grandi, che non abbia mai la luna storta, che abbia le pile durace di quelle che non si esauriscono mai, che sia simpatico, spiritoso, profondo, ma che non faccia le prediche troppo lunghe, che sia moderno, ma non troppo, che ti ascolti sempre quando sei giù di morale, che sappia darti buoni consigli e non sia noioso, che ti sappia aiutare in ogni momento, che sappia sempre cosa dire e cosa fare. La Val Gardena ti aspetta. Si eseguono sculture di legno anche su ordinazione. Caro amico, stai tranquillo, un prete così è come Babbo Natale. Con queste parole era cominciata la predica della mia prima messa, caro padre. E così ho voluto prendere la libertà di cominciare anche oggi. Sì, perché ritengo assolutamente vero che spesso nell'immaginario della gente il prete sia una persona talmente speciale da dover riuscire sempre in tutto e a fare tutto. È una persona normale, normalissima, con i suoi bei pregi e i suoi gravi difetti. Ma forse è proprio questo il bello.
L'essere prete e seguire Gesù su questa strada è particolare da svolgere dentro la comunità dove il Vescovo ti manderà. Ne è il servitore, casomai. Il centro, la realtà più importante, ciò che non deve mai sentire, ce lo spiega chiaramente. Il profeta Zaccaria affermava che il fulcro a cui tutto gira intorno, Gesù crocifisso. Lo va cercando nel segreto del proprio cuore, che ne sia cosciente oppure no, del prete di una comunità, quindi anche il tuo, caro Paolo. Sono certo che in questi anni sì al Signore che ti chiamava. In questo tempo hai avuto anche la possibilità di trovare per te la risposta alla domanda del tu Paolo, chi dici che io sia? È a te, caro amico, che Gesù ha rivolto questa domanda, così come fa con ognuno dei suoi discepoli. Il tuo compito allora non sarà altro che questo, annunciare a tutti chi è Gesù per te, donando anche agli altri lo stesso amore e la stessa carità che hai ricevuto. Certo, non sarà sempre facile. E permettimi infine solo un piccolo suggerimento da amico, da fratello. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, si è creato. Insieme e diciamo ascoltaci Signore. Ascoltaci Signore. Per tutta la Chiesa in comunione con il Papa Francesco affinché vivendo il Vangelo che annuncia segui il suo Maestro con fedeltà e coraggio attuando una missione di solidarietà e di santità nel mondo di oggi. Preghiamo. Ascoltaci Signore. Per Don Paolo, perché Cristo che lo ha chiamato a seguirlo sulla via del servizio a Dio e ai fratelli, gli conceda di essere autentico testimone della sua presenza in questo mondo. Sia sempre sostenuto dal nostro affetto e dalla nostra costanza e preghiera. E la Madonna, l'angelo custode, il nostro patrono San Sisto, lo guidino e lo accompagnino ogni giorno nel suo ministero sacerdotale. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Ti ringraziamo, Signore, per i giubilei che coronano la festa di Don Paolo, i 55 anni di sacerdozio di Don Luigi, i 40 anni di Don Silvio, i 35 di Don Armando, i 50 anni di professione religiosa di Suor Giovanna e i 30 di Suor Massimiliana. Concedi loro salute e sapienza, così da poter essere guide illuminate per soccorrere, amare e consigliare tutti coloro che incontrano sul loro cammino. Preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Con questi segni esteriori vogliamo esprimere i sentimenti di riconoscenza, unità e gioia che oggi vive la nostra comunità. Fiori sono segno della nostra lode e del nostro ringraziamento per la bellezza e la santità presenti nella Chiesa, dove il Signore chiama ciascuno a lavorare secondo la propria vocazione. Stola è simbolo del ministero sacerdotale. Il Signore ha chiamato un giovane della nostra comunità a seguirlo. Lo aiuti ad essergli sempre fedele. Candela, Gesù è la nostra luce. Tutti noi, insieme ai sacerdoti e alle persone consacrate, vogliamo attingere da Lui per essere luce e testimoniare il suo amore verso i fratelli. Pane e uva, ostie e calice. Il sacerdote nella Santa Messa consacra il pane e il vino, semplici frutti della terra,
che diventano vero corpo e sangue di Cristo. Incenso. L'incenso salga al cielo come profumo soave, simbolo della preghiera che leviamo a Dio, oggi in modo particolare per Don Paolo e per tutti i sacerdoti e consacrati presenti, perché il Signore conceda loro le sue gioie e benedizioni. Acqua e vino sono simbolo dell'unione della nostra vita con quella di Cristo. Portiamo all'altare la gioia di oggi, unita alla fatica e alla speranza di ogni giorno. Ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro
perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso il tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunciò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato Padre lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato il segno di eterna alleanza. Egli diventa allora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E mentre ci dà con loro, prese il pane e prese i calci, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate di tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Coloro che si uniscano alla nostra offerta,
dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Padre misericordioso, concedi a noi tuoi figli di ottenere con la Beata Vergine Maria e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e i Santi, San Sisto, l'eredità eterna del tuo regno, dove con tutte le creature, liberate dalla corruzione del peccato e della morte, canteremo la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Thank you.
Consiglio, fa che la partecipazione ai santi misteri ci ottenga la pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'associazione del Signo Maria Trinelli non desideravo che questo incontro con un figlio sacerdote. Quindi grazie a voi genitori. Oggi è una grande festa per te, Don Paolo. Hai raggiunto il tuo desiderio di essere prete. La tua chiamata, la tua risposta, sia sempre di servizio, disponibilità verso tutte le persone che incontrerai sul tuo cammino di prete nella vita del Signore. Io credo che lo abbia fatto venire Vescovo, a Sua Eccellenza Reverendissimo Monsignor Luigi Ospressano, ecco il Sommo Pontefice Papa Francesco. Nell'occasione della sacra ordinazione di Don Paolo Vigolani si compiace allietarne l'inizio della missione presbiterale, confermi i voti augurali appalorati dalla preghiera a Cristo, sopra l'Eterno Sacerdote, perché il suo ministero sia sostenuto dai divini favori e fecondo di frutti spirituali, mentre il segno di apostolica estensibile di apostolica benevolenza gli invia volentieri di plurata benedizione apostolica estensibile ai congiunti e ai presenti tutti all'inizio di vita. Dal Vaticano, 22 giugno 2013, Cardinale Narciso Bertone, Segretario di Stato di Sua Santità. Sua Santità Francesco, di cuore in parte di plurata benedizione apostolica a Don Paolo Vigolani, in occasione della prima Santa Messa e invoca copiosi doni e conforti celesti, auspicando che il suo ministero sia sempre icona e trasparenza del volto di Cristo. Chiesa parrocchiale di San Sisto, secondo il Catonazzo, 23 giugno 2013. Messaggio personale, ringraziando il Signore per queste importanti tappe di servizio sacerdotale e vita religiosa, invoca su loro la paterna benedizione. Consegnare l'intero il parroco e il decano. Un momento molto importante di ogni festa è lo scambio dei doni. I nostri sacerdoti ci donano il corpo di Cristo e il perdono di Dio. Insieme alle nostre suore testimoniano con la loro vita la parola di Dio. E sono sicuro, e tutti noi siamo sicuri, che pregherò per il bene della nostra comunità. Anche noi ci impegniamo ad accompagnarvi sempre con la nostra preghiera, ma ora vogliamo consegnare loro un segno tangibile della nostra gratitudine, del nostro affetto e del nostro ricordo. A Don Paolo la comunità offre la casa che oggi indossa nell'occasione della sua prima Santa Messa. Agli altri festeggiati che completano questa celebrazione viene donato un quadro raffigurante la statua del nostro angelo custode, opera dell'artista Mastro Sempre. Al nostro parroco Don Silvio, nel ricordo del suo 40° di sacerdozio, consegniamo un poeta della coetanea consegna.
in questa manciata di vita regalatoci dal Creatore, ci uniamo con gioia al prescelto, ringraziando Dio del dono che ci ha voluto fare e confidando nella sua bontà per poter ancora per tanto tempo camminare insieme a te, caro Don Armando, con immutato affetto e orgoglio i tuoi coetanei. Per la passione e la sicurezza di Don Renato,
consiglio di Don Tiziano, di Don Paglio, dei professori e dei formatori. Di seminario di oggi e di ieri, con i quali ho cercato di camminare a fianco, essere amico, guardando assieme verso la stessa meta. Per gli sguardi di tanti sacerdoti, dei miei parroci, di Don Ido, che mi hanno fatto capire cosa vuol dire essere sacerdoti, appassionati di Cristo e affascinato nel dare la vita per gli altri. Per gli sguardi dei miei amici, tante persone che ho conosciuto, incontrato, incrociato nel mio percorso, per lo sguardo di chi non c'è più e mi ha voluto bene e mi guarda dal cielo, per i volti della mia comunità, Caldonazzo, che sempre e tanto mi ha accompagnato in quest'anno, per i vostri sguardi, magnifico il Signore, perché la vocazione non è una folgorazione, un fulmine a ciel sereno, ma è una storia che prende forma andando avanti, una storia fatta di volti e incontri, nel quale il Signore si fa vedere e ti fa sentire guardato, chiamato e amato. Tenendo fisso lo sguardo su Gesù, faccio mie le parole di un canto che cantano i giovani. Fa che chi mi guarda non veda che te, fa che chi mi ascolta non senta che te, e chi pensa a me, fa che nel cuore pensi a te, nel tuo fedele amare, il mio perché. Grazie al Signore, grazie a voi, l'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita e andate in pace. Grazie a Dio.
Comunque, questo vuole? Gabri? Gabri, bisogna passare da qua? Video questo. Dico fa finta per il mestiere. Fa finta, no. Simuli. Fa finta. La bombola. Mary. Allora. Dopo bisogna lavorare sul viaggio. Bene, fotografo qua. Guarda qua. Guarda qua perché. Guarda, guarda, guarda. Madonnina, Madonnina,
sole.